Ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. Oggi vi racconteremo la nostra drive experience che è stata fatta poco tempo fa in Austria con delle Audi RS3 con oltre 450 cavalli. Un'esperienza che dalle nostre parti non abbiamo modo di fare spesso perché qui di neve ce n'è poca, scarseggia. Quindi ci siamo affidati all'esperienza di N1 Racing, esperti piloti che guidano principalmente su ghiaccio, quindi ci hanno detto: raga, la curva è lì, ma tu la devi anticipare. Quindi eravamo un po' impacciati all'inizio, ma poi è stato un piacere, perché guidare in scarsa aderenza, e correggetemi se sbaglio, è una delle cose più divertenti che si possa fare con una 4x4. Della guida su neve, Ice Experience regala un'esperienza di vita. Lui è Andrea, ciao a tutti. L'inventore di Ice Experience. Sì, esatto, sì. Due giorni, un bel weekend con un amico, con la zia, con la fidanzata, con chi vuoi tu. Bello, perché siamo in un contesto magnifico tra le montagne. Si va addirittura la prima sera in baita con la moto slitta. Bello. E dopo cena, che sei bello carico, che hai mangiato come una rana e bevuto come una spugna, torni giù con lo slittino per gli stomaci più forti. Sicuramente io non l'ho fatto, Manuel sì. È un'esperienza stradivertente. E poi la compagnia dei ragazzi di Ice Experience è molto buona, molto valida. Ci siamo congelati le mani. Bella riga! Faceva meno 7, meno 8, un freddo che non vi dico. Vi abbiamo portato questo contenuto per arricchirvi. E che cosa vi chiediamo in cambio? Semplicemente l'iscrizione. È gratis, è un click e ci aiuta veramente a supportare il canale. Quindi cosa aspetti? Iscriviti! Oggi insieme a Manuel vi racconteremo per filo e per segno la nostra esperienza partendo da Roma. Mancano solo 700 km. Niente, che so. Ragazzi, direzione Austria con il nostro 1200 Fire. Cos'è che ti sto a portare a fare? La seconda cosa che ti piace di più fare al mondo? Dopo il sesso? Sdummare. L'hai detto come se fosse la prima, però. Stefan Kremerak. Quanto manca? 20 minuti. 9? Oh! Ci vede la banda! Come avete visto nell'intro, siamo andati a cena salendo con le motoslitte e scendendo con gli slittini, tutto molto bello. E ovviamente, ragazzi, cosa stiamo aspettando? Noi stiamo aspettando di fare i traversi sulla neve, quindi andiamo direttamente in pista. Gamba sinistra sempre sulla pedana che vi dà da appoggio. Metteremo il cambio tutto in S, staccheremo i sistemi di antislittamento per far sì che la macchina perda aderenza. Faremo dei turni, partiremo magari col primo turno un po' leggero, tipo non so, 4-5 giri a testa, perché tempo ce n'è e la pista non è neanche tanto lunga, ma si riesce a girare bene. Prima volta sulla neve. Prima, in assoluto. Tu lo sai che è l'inizio della fine, che è la cosa più bella. Ragazzi, lui è Giacomo, è il mio istruttore. Fondamentale è lo spostamento dei pesi, nel senso che qui, essendoci bassa aderenza, l'inerzia gioca un ruolo fondamentale. Per fare le curve dobbiamo spostare il peso in avanti, quindi sarà fondamentale arrivare ben frenati all'ingresso curva, con il peso davanti, quindi sulle ruote anteriori, anticipare la sterzata. Quando hai anticipato la sterzata, la visione è importantissima, perché tu devi guardare dove va a finire la curva, perché la sensazione che tu hai appena approcci una curva, soprattutto su neve, su bassa aderenza, è di controsterzare subito. Questo è uno dei gravi errori, grossi errori che si fanno quasi sempre anche i piloti esperti. Ok, freno, sinistra e destra, non controsterzare.
meglio così, meglio così, di te. Meglio così, meglio girarsi così, che così sì. capisci, sì. che farle sempre in due tempi le curve, capito? Concettualmente è quello che devi fare, poi siamo arrivati troppo lunghi, eccetera. Ma la macchina era girata per come fare la curva, certo. per farla solo col gas, no? Certo. L'Ice Experience prevede 7 turni in totale, i primi 3 in un circuito un po' entry level, un po' per rompere il ghiaccio, e gli altri 4 invece in una pista vera e propria con, mi sembra, 12 o 15 curve, una bomba. Punta il paletto, vedi la curva l'hai fatta. Gli piace troppo il traverso qui al ragazzo. Lo so, questa è una trazione posteriore. Si focalizza sul traverso più che sulla vero, tecnica. È vero, quello è verissimo. Bravo, guarda lì. Tu sei stato molto più tecnico, mi sono divertito. È che non lo sapevo. Perché per Manuel dovete sapere, signori, l'unica cosa che conta dopo la figa è sgombare. Ma che roba? Sì, quella sensazione è da gusto. Sì. Sì. Terzo gas. Punto terzo, bravo. Visto? Che bello. A fine giornata, visto che non abbiamo goduto abbastanza, cosa organizzano quelli di N1 Racing? Un giro nel buggy, che è una roba da pazzi. Eccola qua. Chiodate, beccheggio e rollio di quelli proprio da auto da rally, velocità assurde, 120-130 km orari sul ghiaccio. Hai visto che la curva che sta lì a 15 metri, quanto la devi anticipare? Tantissimo. Infatti all'inizio è stato molto complicato, però poi ci abbiamo preso un pochino mano, possiamo dire. Sì, è stato... È una questione di esercizio, va fatto. Finché non lo fai, ce l'hai in mente, sì, ma è una roba astratta, complicatissima. Sì. Primi 2-3 turni abbastanza spaventosi, perché vai piano e scivola tanto. È quando cominci a prendere velocità e hai un po' più di controllo che a quel punto ti diverti. Sì, poi trazione 4 un pochino strana, sembra che attacca davanti poi va dietro. Non lo tu, so. Tu diciamo non sei abituato alla 4 perché sei molto da trazione posteriore, sì. Però sulla neve con quella aderenza bassissima la 4 fa la differenza. Meglio un Subaru. Sì, beh, sicuramente il BMW rimanevi lì. Sì, piantato. Sì. Però le auto di tutto rispetto, poi belle pompatelle, più di 400 cavalli. Assolutamente sì, 450 cavalli, perché sono, vabbè, stock, hanno fatto una piccola ricalibrazione elettronica, però comunque sono 5 cilindri. 5 cilindri suona da Dio, anche sulla neve. La neve ovatta tutto, ragazzi, quindi il suono lo senti proprio croccante, fragrante. Vi è piaciuto il video? Se sì, mettete like, iscrivetevi al canale, indovina da dove? Dal nord, no, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Iscrivetevi al canale. Un bacione! Ah,
ragazzi, un saluto speciale a Bob Gobbe. Ciao Bob. Ciao, grande Bob. Ciao. È stato un piacere e un divertimento. Sì, 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 è stato bello, è stato bello, è stato molto bello. Seguite il profilo Instagram di Number One Racing e noi, come al solito, ragazzi, ci vediamo con il grande Manuel Pizzoni. Oh, seguite pure Manuel Pizzoni. Giusto. Ci vediamo nella prossima puntata, ragazzi. Ciao belli. Ciao belli. Ciao.